Salve amici di Guida iPhone e benvenuti a una nuova recensione di Guida iPhone. In realtà non si tratterà di una semplice recensione, ma di ben quattro oggetti. Abbiamo mini joystick della Lavaliero, iGlobe di iFan e sempre di iFan e High Cable Lighting, come questo qui, e il car charger USB di Aino. Iniziamo subito da quello che secondo me interessa i gamer, e si tratta del mini joystick. Come vedete, potete vedere, sono delle piccole ventose che si attaccano ad iPhone e ad iPad. Ad esempio, io qui, giusto per farvi vedere e non perdere tempo, mi sono portato avanti e ho attaccato il mini joystick, questo l'ho attaccato qui, due tasti, e adesso andiamo in Ration Game. Allora, piccolo problemino tecnico dovuto alla luce, adesso dovreste vederlo bene. Adesso proviamo i joystick. Come vedete li ho attaccati, riproviamo, ecco qua. La mobilità è abbastanza semplice, non è semplice per me perché sto dietro una telecamera. Come vedete, tutti i tasti funzionano. Insomma, per gli appassionati delle console, tornare ad utilizzare dei tastini fisici che mancano su iPhone e iPad, secondo me è una cosa molto molto carina. Poi il costo non è eccessivo, ma vi inserirò tutti i dettagli alla fine di questo video, al di sotto nella descrizione. Continuiamo e andiamo a vedere il funzionamento dei guanti. I guanti sembrano guanti normali, ma in realtà non lo sono, perché hanno nelle dita dei conduttori che permettono di utilizzare, e adesso ve ne mostro, e adesso vi dimostro l'efficacia. Vedete? Molto molto semplice. Tutto grazie a queste fibre, queste sul davanti. Conducono, sono dei conduttori, diciamo, e quindi permettono di utilizzare l'iPhone e l'iPad anche avendo le mani completamente al caldo. Questi sono gli iGlobe di iFan. Invece passiamo ad Aino, che ci fornisce un car charger USB. Si può avere in diversi colori ed è molto piccolo, ha una presa USB, come potete vedere qui, e ha un LED di accensione. Si inserisce nell'accendisigari della macchina e abbiamo la nostra porta USB. Diffidate dalle porte USB dei cinesi, anche se probabilmente anche questo è fatto Made in Cina. Vediamo, no, Made in PRC, scusate la mia immensa ignoranza, ma PRC non mi viene in mente che cos'è. Però diffidate da quelli cinesi, perché alla lunga possono rovinare la batteria del vostro iPhone o iPod o qualsiasi altra cosa che collegate, può essere anche un Samsung Galaxy, via. Scherzi a parte, continuiamo con la nostra recensione, altrimenti non finiamo più. Vi presento un'altra gran figata, passatemi il termine poco professionale, sempre di iFan, ed è l'iCable Lighting. Che cos'è questo cavo? È un cavo normalissimo con il quale si può collegare il nostro iPhone al computer, sia in ricarica che dati, quindi potrete sia ricaricarlo che dati. Ma la cosa bella è che di notte si accende, cioè no, di notte si accende sempre in realtà. Adesso vi faccio vedere, sì, vi faccio vedere con la luce del giorno, sarà veramente difficile.
Ecco, qua si vede bene. Se si muovono lentamente. Se noi andiamo a collegarci un iPhone, in questo caso, guardate, la velocità aumenta. A me piace tantissimo, sarà che io sono un appassionato di modding e via dicendo, ma questo cavo è bellissimo. C'è una fibra dentro e probabilmente ci sono dei piccolissimi LED all'interno del cavo stesso. Insomma, a me piace. È sicuramente un regalo diverso dal solito che potete fare ai vostri amici. Quindi abbiamo presentato il mini joystick di Vaveliero. Eccolo qua. Gli eye glove di iFan, funzionali e caldi. Il car charger di Aino, eccolo qui. E l'iCable Lightning di iFan sempre. Quindi se volete fare un regalo diverso dal solito ai vostri amici nerd, vi consiglio di utilizzare questi oggettini, che sicuramente sono assolutamente diversi dal solito regalo che potreste fare ad un vostro amico. Se voi gli regalate i guanti sono classici, però permettono di utilizzare l'iPhone, che non è cosa da poco, e quindi uniti il classico al moderno. Vabbè, scherzi a parte gli scherzi e tutto il resto, scegliete il vostro regalo, prendetelo, fatelo, insomma fate un po' quello che volete. Io vi ho presentato questi oggettini carini, spero che la recensione vi sia piaciuta. Buon Halloween, buone feste, buon Natale, buon Capodanno, e ci sentiamo alla prossima. Ciao!